stata di notizia. La ragazza della nostra serata in città Maria, lo chiami un grande schietto nel campo bella. How cold it can get, there's nothing to protect ourselves when the rain gets away. So I'll just tell you now, this is a final bow. If you don't know the way to move me, let me show you how. And if this is the end, if this is our end, if this is the end, we'll just get lost in time. If you don't know the way to move me, let me show you how. Contentissimo, soddisfatto, ti è piaciuta la serata? Perfetto, bellissimo, anche il tempo
passato il suo. Tempo che ha pensato anche che Pecomani è previsto il massimo, quindi diciamo la verità, la colpa è dell'anno, cioè quello che è stato questo congresso ha fatto orari, ha fatto cioè, troppo presto, ma messi con i soldi da qua già stanchi. La prossima volta la corsa la mattina e il congresso il pomeriggio, no? Quindi questa è un'idea, Ilaria, che ti lanciano, però questo consegno vuol dire che A, che è piaciuta la corsa, già che pensano all'anno prossimo, questo è il secondo elemento, e che la performance conta sempre con oggi. Quindi divertirsi va bene, vincere è meglio. Sono di poche parole. Ah, non chiamo Maratona di Venezia, quindi la velocità. C'è una coppia che fa Venezia insieme o lo sbaglio? Ci siamo conosciuti oggi. È casualissimo, quindi. E ci troveremo. Che tempo ti aspetti da Venezia? 4 ore, magari meno qualche minuto. Non è la prima che fai? È la decima. La decima. Tempi sempre in progressione, sempre migliorando? No, fasi alterne. Però il migliore, quest'anno comunque Milano. Qual è stata la migliore che hai fatto? La più bella? La più bella Roma. Per tempo finale o perché ti è piaciuta proprio? Per il percorso, per la gente, per la città. Il tempo finale non è stato dei migliori, sicuramente. Non è il massimo della vita. Senti, invece la più veloce? La più veloce Milano di quest'anno. A tiro sto anche. No, allora non si può fare più, scusami. Ma Michele, dov'è? 14 punti dopo 39esimo. Eccolo qua. Scusa, mi sembra discreta, non buona ma discreta. Grazie mille, Sara. Vai! Ed eccolo, col numero 12 va a chiudere Attilio Di Gaudio. Bravissimo Attilio. Attilio, devo chiederti una cosa, scusa. Aspetta. Devi ritorno, va bene. Attilio, tu sapete, mi hai detto aspetta un attimo. Mentre Attilio sta per la bottiglia, intanto faccio la domanda. Hai fatto un ritmo. No, hai fatto un ritmo moderato ma tutto sommato controllato. Poi 200 metri di sprint, perché? Cercate di dare un massimo. Perché scatta questa domanda? In realtà sono cambiato troppo forte. Dopo il secondo giro mi sono accorto che i primi viaggiavano molto più veloce di me, quindi ho fatto le domande. Ho ripreso due ritmi, però credo che il messaggio stasera è importante, la prevenzione, lo stile di vita aiuta sicuramente a migliorare quelle che sono le patologie cardiovascolari, quindi un po' di sport, un po' di corsa, anche perché ci vuole poco, poi gli scarpe, un po' di patologie del fine. A figlio credo che abbia preso il piede, no, stupo. Sono rimasto io, gli altri non c'erano più. Grazie. Comunque grazie mille del figlio. Chiude. Anche Andrea Negroni, sì, perché l'hanno fatto per ingannarmi, però Andrea com'è andata? Bene, benissimo, contento, non sembrerebbe bene. Sta bene, sono contento del tempo che ho fatto, sicuramente. Perfetto, beh, anche questo, cosa vuol dire essere ottimisti? Prima di guardare il tempo ha detto, sono contento del tempo che ho fatto. Direi che non è male, bravo Andrea. Guarda, adesso provo un attimo e guardo qual è il tempo che ho fatto. Non è male, bravo Andrea. Quando tieni i tempi. Ma Bennici l'aveva detto, è stato di parola, non ha creato problemi. Inseguito dal nostro maratoneta Davide Soranno, una bellissima chiusura per loro e il podio sostanzialmente è fatto. Hanno in invito anche Fabio Correca, che chiuderà quindi. Eccola la quinta arrivata, una bravissima Francesca sotto i 5 al chilometro, la media di Francesca, bravissima Francesca. Un ottimo Alberto Milano allora, che va a chiudere in sesta posizione assoluta. Chiudere col sorriso, una grande Barbara. Impegno al 100%, merenda meritata Barbara. Gaspare Bennici, Gaspare vieni qua, Gaspare non fate finta di niente. Voglio fermare Gaspare. Adesso però vogliamo tutto a fare la foto insieme al suo gruppo. Noi, Michele, assolutamente sì. Dai, mi.
Comunque ho dimenticato le scarpette. Dai, comunque... Michele furbescamente dice ho dimenticato le scarpe. Secondo me non ci ha pensato un attimo. Ed eccolo Gianluigi che merita l'applauso di tutti. Bravissimo Gianluigi, bravissimo. Un grande Gianluigi. Gianluigi, già hai guardato l'orologio? Il tempo è quello giusto o no? Vieni qua perché un'intervista te la sei meritata. Vieni qua. Bravissimo Gianluigi, qua non si molla mai, dillo un po'. Allora, mentre sviti il tappo della bottiglia, così poi ti faccio anche bere. Innanzitutto voglio sapere, cronometro è quello giusto, il tempo o no? Non è che non ce la fa parlare, sta controllando l'orologio, voglio tranquillizzare tutti. Dovrebbe essere 33,47, quindi secondo le aspettative è andata come dovevo? Sì. Io corro solo per non prendere l'altro zio. Questo facciamo finta di non averlo sentito qua perché mi sa che non si può dire.